Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con la VRC Collection di Hachette. Siamo giunti così al penultimo episodio della serie, questa meravigliosa Ford Focus che volevo recuperare perché questa proprio una cosa proprio che mi lega tantissimo a questa macchina. Adesso vi racconto tutto. Come sempre però io vi avevo già annunciato l'uscita di questo video sui miei social. Mi raccomando, ve li lascio qui sotto. Andate a lasciare un bel pollicione per essere aggiornati non solo su tutto quello che arriva sul canale, ma anche su tutte le novità dell'edicola. Nonché molto spesso sto facendo anche delle storie esclusive per chi mi segue su Facebook, Instagram, TikTok. Quindi molto importante se volete restare sempre aggiornati. Allora, come detto, oggi è il penultimo appuntamento, cioè un'altra super chicca che vi voglio mostrare proprio come ultima, l'ho voluta tenere per ultima, vediamo se qualcuno riesce ad indovinare, perché ne manca una che è proprio tanta roba, quindi vediamo se qualcuno nei commenti riesce ad indovinare. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice dall'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale, e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della VRC Collection, dove potete trovare tutti gli altri 10 episodi che abbiamo fatto, dove aggiungeremo questo 11esimo e infine anche l'ultimo, il 12esimo. Ragazzi, bene, spostiamoci sotto ed andiamo ad aprire la Ford Focus VRC. Ok ragazzi, eccoci qui pronti ad aprire la Ford Focus RS VRC del 2000. Come vi stavo raccontando in intro, questa macchina significa molto per me perché è la macchina che io ho comprato insieme a mio padre praticamente, cioè abbiamo scelto insieme, io ero già grandicello, è stata la prima volta in cui sono riuscito insieme a lui a scegliere una macchina, quindi ovviamente abbiamo fatto la versione stradale, se non sbaglio era una Ghia, peraltro molto accessoriata, di conseguenza questa VRC mi ricorda proprio la macchina che abbiamo posseduto con i miei genitori per tantissimo tempo e quindi in versione VRC la dovevo assolutamente collezionare. Eccola qua, la Ford Focus VRC, uscita numero 48 delle VRC Official Collection di Hachette. Andiamo a leggere le parti più interessanti del fascicolino. Innanzitutto guardate che spettacolo questa immagine. Poi andiamo a leggere, allora, differenziale anteriore e ripartitore di coppia a controllo elettronico della X-Track. Motore Ford Zetec 4 cilindri turbo elaborato prima da Montoon e quindi dalla Consworth. Carrozzeria compatta a 2 volumi e 3 porte, abitacolo con equipaggiamenti posizionati il più possibile sul pavimento della vettura, sospensioni anteriori e posteriori con schema MacPherson. Ok, abbiamo anche l'ala posteriore raccordata con il padiglione. Guardate che spettacolo, andiamo a vedere la cavalleria di questa macchina, 320 cavalli, 1998 centimetri cubici, molto bella. Ok, poi abbiamo alcuni cenni storici, ovviamente come sempre per quanto riguarda il fascicolino. Guardate che bella anche questa lancia. Va bene, allora adesso è il tempo di aprire la nostra Focus. Come avete notato sicuramente lì abbiamo già la teca pronta che il nostro model car ci ha inviato. Vi ricordo che come sempre vi lascio in descrizione i link per poter acquistare le sue teche, che costano soltanto 4 euro e come vi mostro calzano alla perfezione per questa collezione. Allora, togliamo la parte di plastica e sfiliamo la nostra. Annaggia, stavo tirando l'antenna, meno male che non si è rovinata, non mi ero accorto, ma effettivamente le antenne sono molto lunghe. Comunque dai, sono abbastanza elastiche, quindi non si spezzano subito. Allora, eccola qua la nostra Ford Focus RS VRC del 2000. Che robetta! Allora, come vedete in questo caso abbiamo i finestrini oscurati, quindi non possiamo vedere bene all'interno. Però vediamo se dal cruscotto riusciamo a vedere di più. Si vedono sicuramente le decals, provo a coprire un pochino la luce. Si vedono le decals sulle cinture, vedete? Non riesco a vedere questa volta l'estintore, ma eccolo qua vicino al sedile del navigatore. Ok, si vedono, vedete, il cambio. Insomma, si vede qualcosa. Ovviamente l'interno, come sapete, raga, è nero, come ci siamo sempre detti. Però qualcosa si nota, si vede anche il roll bar, lì sulla parte posteriore, come protezione dell'abitacolo. Poi andiamo a guardare i fari anteriori, molto belli, fatti bene, come vi dico sempre i fari ragazzi sembrano proprio reali, sembrano di una macchina vera, logo Ford.
poi ci spostiamo sul posteriore, abbiamo un unico scarico qui sulla destra, anche in questo caso i vetri purtroppo sono oscurati, è un peccato perché non si vede praticamente nulla, era carino poter riuscire a vedere un pochino meglio dentro. Stessa cosa su questi vetri. Va bene, poi abbiamo questa doppia antenna che, come detto, stavo quasi per rompere, ma fortunatamente era abbastanza elastica e quindi non si è rotta. Belli anche i cerchi, eccoli qua, della Oz. Bella, ragazzi, veramente uno spettacolo. Adesso, come facciamo sempre, la nostra, anzi la mia parte preferita, è andare a posizionare la macchinina nella teca. Eccola qua, un vero e proprio gioiellino, questa Ford Focus RS WRC del 2000. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere come sempre con un commentino. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bello come la Ford Focus WRC. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete fatto anche voi questa collezione e se avete preso questo numero. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Come detto, io vi do appuntamento fra qualche giorno, quando andremo ad aprire l'ultimo numero, che secondo me è una vera e super chicca. Mi raccomando, sempre sintonizzati. Qui da Visio e dalla Ford Focus WRC è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!